dottoressa Troncone, quindi mi occupo della parte psicocognitiva e riformulare riprogrammazione corporea in soggetti con acufeni. Quindi vediamo cos'è l'acufene. Abbiamo detto che è un adattamento del sistema nervoso centrale ad un danno periferico. La reazione ad un suono fantasma è immediata dal sistema limbico ed è proprio qui che io vado a lavorare principalmente con questi trattamenti psicocorporei. Aveva già detto il dottor Di Maria, lui ha parlato di Sabrina Ferilli, io parlo di George Clooney, a me piace George Clooney e non mi piace Gigi Mazzullo. Quindi il piacere o il dispiacere viene regolato dal sistema limbico. Ed in seguito quindi quello anche neurovegetativo, quindi aumento della frequenza cardiaca, sudorazione, aumento dell'ansia e l'insonnia, che noi andiamo a sedare quindi con queste tecniche psicocorporee. Quindi l'attivazione dei suddetti sistemi sostiene la presenza dell'acufene indipendentemente dal danno uditivo primario. E alla luce quindi di quanto detto, è fondamentale quindi ricercare nel paziente affetto da acufeni una componente di ordine psicopatologica. Facciamo un po' una ripetizione di quali aspetti del sistema limbico vengono toccati quando è in corso, diciamo, questo acufene. Viene toccata l'attenzione, la memoria, la soluzione dei problemi, il controllo quindi delle sensazioni sgradevoli, quale il dolore, oppure il sistema emotivo di attività di ricerca, quindi questo. Poi c'è il sistema emotivo del piacere, la gratificazione, il sistema emotivo della rabbia, e questo è fondamentale perché molti pazienti che soffrono di acufeni, nella fase più grave, quindi quella catastrofica, quello che sviluppano oltre all'ansia è la rabbia. Il sistema emotivo della paura, quindi l'ansia, il sistema emotivo del panico e dell'angoscia di separazione e il sottosistema dell'accudimento o delle gabbie dell'attaccamento. Quindi tutti questi sono nel sistema limbico e poi è proprio qui che noi andiamo a lavorare principalmente. Diciamo che ho preso questa immaginetta, abbiamo qui il paziente Rocco che ha fatto questo percorso e me l'ha ricordato quando è arrivato in studio. Infatti è un paziente, come vedete, arrabbiato, quindi non solo ansioso ma anche molto arrabbiato. Ne parleremo dopo perché ci sarà la sua testimonianza, però diciamo questo è un paziente in una fase dove già ha fatto tanti percorsi, tanti passaggi, è arrivato a un punto tale dove ha acquisito una certa consapevolezza del proprio sintomo e anche acquisito la consapevolezza della cronicità del sintomo e lo ha portato quindi a questo livello di rabbia e di angoscia verso il mondo intero. Vediamo di rispondere alle prime quattro domande. Che tipo è il paziente quindi affetto da acufeni? Quali sono le caratteristiche psicologiche? Qual è il suo comportamento? E poi veniamo a dire forse pazzo questo paziente? Allora, io farei una distinzione. Quello che il paziente appena scopre di avere questo suono, che è un paziente che è molto preoccupato, sente questo suono, quando si rende conto che non è un suono proveniente dall'esterno, ma è un suono interno, può pensare di avere delle allucinazioni uditive, quindi di avere dei problemi proprio di ordine mentale, può pensare di avere un tumore cerebrale, quindi inizia un percorso molto particolare, si reca principalmente dal medico di base per avere dei riferimenti e inizia un percorso, diciamo, diagnostico molto importante, perché bisogna vedere questo acufene, ne abbiamo parlato prima, se è oggettivo, se è soggettivo, che tipo di, se c'è un danno o non c'è questo danno, quindi c'è una fase di preoccupazione molto forte nella prima fase. Poi successivamente, quando si iniziano a escludere quindi i vari danni che possono causare questo acufene, il paziente inizia a rendersi conto che questo rumore è un rumore soggettivo e quindi difficile anche da spiegare e da far capire. Inizia ad aumentare il livello di tensione e di ansia e quindi inizia a fare infinite ricerche su internet, trovando spiegazioni di vario genere, ma la sua consapevolezza è quella che si rende conto che è un problema difficile, è un problema che non sempre, non si può superare con un farmaco o con un intervento diretto e quindi inizia quest'ansia molto forte e fino a poi a farlo diventare rabbioso. In più un paziente che col passare del tempo può sembrare ipocondriaco, crede di avere 100.000 malattie,
dire, cerca di trovare giustificazioni in quello che, nella risoluzione di quel suono, giustificazioni che facendo il giro di otorini, medici, facendo tutto l'iter, diciamo, diagnostico, si rende conto che non esiste risposta certa, quindi cerca di procurarsela e quindi sembra un paziente ipocondriaco. Poi quando si rivolge quindi alle varie figure mediche, perché ne gira parecchie, le risposte che ha sono risposte, cioè il paziente con acufeni a questo livello viene trattato in maniera abbastanza superficiale, proprio perché per queste caratteristiche che lo fanno sembrare, diciamo, tra virgolette pazzo, però non è assolutamente un paziente pazzo, è un paziente consapevole di avere questo disturbo e consapevole del fatto che per far capire il proprio disturbo non è semplice nemmeno alle figure di riferimento a cui lui crede di potersi riferire e di avere delle risposte certe. E quindi un paziente particolarmente difficile, ma non pazzo, anche perché non è uno psicotico in quanto mantiene perfettamente il legame con la realtà. Cioè lui sa di avere tutto questo, però è perfettamente innegato di quello nella realtà che sta vivendo. Quindi non si parla assolutamente nemmeno di un paziente psicotico, anche se, ho detto, le caratteristiche che ha questo paziente a questo livello, diciamo, di scoperta dopo tutto questo percorso possono sembrare quelle di uno psicotico. E allora, perché, alla luce di tutto questo, perché sottoporre il paziente ad un trattamento psicocorporeo? E quali finalità deve avere un trattamento specifico psicocorporeo? Beh, dopo quello che abbiamo letto e dopo aver visto le caratteristiche di questo paziente, è chiaro che questo paziente non accetta nemmeno una psicoterapia classica, perché sa di avere il problema, sa che questo problema è soggettivo, sa che non è un problema oggettivo, ma sa che dentro di lui è reale, quindi non ha bisogno di scoprire, non ha bisogno di mettersi in gioco e non accetta nessun tipo di intervento, nemmeno di psicoterapia. Invece con queste nuove tecniche che abbiamo già detto il dottor Di Maria, già sono state sperimentate in altri centri, quindi noi non siamo un'innovazione dal punto di vista di training e quindi di trattamenti psicocorporei, ma siamo un'innovazione in questo centro per come li abbiamo impostati e per le modifiche che abbiamo apportato a questo tipo di trattamento. Il trattamento psicocorporeo il paziente lo accetta perché capisce che in quel momento non gli si dà una soluzione come una pillola o una magia per togliere quel fastidio, ma gli si dà la possibilità di andare a gestire se stesso, il proprio corpo, il proprio sintomo, con la sua collaborazione. Quindi a un livello di rabbia così forte riesce praticamente ad accettare un rapporto collaborativo, quindi si lavora veramente in due. Operatore e paziente entrano in un'empatia molto particolare, perché in quel caso io che faccio il trattamento, vi parlo io chiaramente come operatrice perché le faccio io queste tecniche in questo centro, devo cercare di far diventare reale e oggettivo il problema soggettivo del paziente, e quindi è come se lo facessi mio. E quindi abbiamo pensato di adottare poi una serie di tecniche specifiche per ogni tipo di paziente. Quindi quale finalità deve avere questo trattamento specifico? Chiaramente non l'accettazione, cioè non si porterà il paziente ad accettare questo tipo di disagio, si porterà il paziente a gestirlo. Andiamo avanti. Poi c'è un'altra domanda: perché l'acufene insorge in un determinato momento? Beh, chi può dirlo? Dati scientifici certi non ne abbiamo. Però una cosa è certa, dall'esperienza clinica del trattamento di questi pazienti, ogni paziente riferisce un punto di inizio, quindi c'è un evento scatenante che gli ha provocato questo tipo di problema in quel determinato momento. E quindi è su questo che poi si basa l'inizio del percorso, perché il paziente stesso che individua quel momento. Vi faccio un'anticipazione, ad esempio il paziente che parlerà dopo, lui ha ricollegato l'evento scatenante della acufene mentre faceva la corsa campestre, a lui piaceva correre, da quel momento in poi non lo ha fatto più, quindi ha avuto atteggiamenti di evitamento proprio perché ricollegava l'evento disastroso a quel momento.
Perché da, quindi da quel momento il paziente mantiene la sua attenzione sull'acufene non potendosene liberare? Beh, questa è una domanda molto interessante dal mio punto di vista, perché il paziente che è affetto di acufeni, quindi percepisce questo suono nella propria mente, nel proprio orecchio, diciamo, capisce che è la sua mente che può, la sua mente può, puntando l'attenzione su quel rumore, può tirarlo fuori, cerca di tirarlo fuori per gestirlo. E quindi che cosa effettua? Un sabotaggio mentale, perché più punta la sua attenzione sul sintomo e più questo sintomo si acutizza. E quindi questo sabotaggio lo porta ad avere un ulteriore stress. E anche qui quindi il trattamento psicocorporeo è fondamentale, perché attraverso queste tecniche il paziente già quindi utilizza questa metodologia di ripresa per tentare il controllo che non sa avere. Con queste tecniche io vado a insegnare loro il controllo nel momento in cui viene estrapolato l'acufene. Quindi alla luce di tutto questo dobbiamo sottolineare che questo tipo di paziente merita una particolare attenzione proprio per la complessità per la complessità che è in sé tutta la sua problematica. Quindi nonostante quindi avverta l'acufene solo nella sua testa, abbiamo detto che il disturbo è soggettivo ma reale. Questo è un concetto che sto ripetendo spesso, perché spero che passi e rimanga in ognuno di voi, proprio perché bisogna entrare in empatia già dal primo momento, nel momento in cui il paziente si presenta dal medico di base, e riuscire a capire questo disturbo e vederlo come reale, quindi non soltanto come soggettivo. Questo senso di impotenza, quindi unita alla consapevolezza della cronicità del sintomo, porta il paziente a sviluppare un grado di ansia notevole. Vediamo poi quali sono gli effetti dell'acufene proprio nella vita, nel quotidiano. Prima di tutto l'alterazione della qualità e riduzione della quantità del sonno. Perché? Perché l'acufene, quando lo sentono in maniera più acuta, proprio nel momento in cui c'è il maggiore silenzio, quindi non ci sono mascheratori esterni, rumori esterni, quando avviene questo di solito durante la sera, quando ci si chiude in casa, dove è il momento in cui una persona di solito vuole rilassarsi, è lì che si punta l'attenzione su quel suono, quindi si va a ripescare il suono nel momento di silenzio, e quindi la qualità del sonno e la quantità del sonno chiaramente è compromessa. E questa parte è molto importante per noi, poi lo vedremo più avanti, perché su questa abbiamo creato un ambiente adatto alla riproduzione della fase più acuta dell'acufene, proprio in questo centro, che è una delle particolarità di questo approccio. Poi ancora, dove influisce? Sull'attenzione e la capacità di concentrazione. Immaginiamo un po' un paziente affetto di acufeni che deve fare un ingegnere, dei calcoli particolari, ha bisogno di consegnare un lavoro, quindi ha bisogno di avere un'attenzione particolare. In quel momento questo rumore fisso nel silenzio altera anche questo. E quindi immaginiamo un po' le conseguenze sia lavorative anche nella vita familiare, perché poi ci sono cambiamenti nello stile di vita, perché poi anche i rapporti interni alla famiglia vengono modificati. Prima ad esempio erano persone che uscivano, si rapportavano agli altri, avendo questo disturbo, questo continuo ronzio nelle orecchie, non riescono più ad andare in luoghi troppo affollati, quindi evitano pub, pizzerie, ristoranti, si chiudono in se stessi, si chiudono in casa, e quindi anche la sfera familiare viene compromessa in maniera molto forte. E poi quindi ci sono questi atteggiamenti di evitamento, perché? Perché evitano di fare poi qualsiasi cosa per evitare ulteriori disturbi.